Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura la cronaca, ancora un assalto ad un'azienda di preziosi nell'Aretino. L'ultimo colpo è stato messo a segno a Castiglion Fibocchi. Ci si sente sotto assedio, devo dire di sì, perché un caso ogni tanto può capitare, ma in questo periodo vedere che tutte le settimane succede qualcosa, diciamo che siamo preoccupati. Non c'è pace per le aziende orafe della provincia di Arezzo. L'ultimo assalto a Castiglion Fibocchi, dove una banda di ladri ha messo a segno un colpo milionario in una ditta di preziosi. I ladri sono entrati all'interno della zona raffinazione della Castoro lungo la provinciale Sette Ponti da un capannone confinante dove hanno scavato un buco. Una volta dentro sono riusciti ad aprire la cassaforte ed infine si sono dati alla fuga con un bottino di verghe, polveri di oro ed argento. Abbandonati sul posto invece gli strumenti utilizzati per lo scasso. Un colpo scoperto a distanza di ore. In un primo momento si era infatti pensato ad un'anomalia del sistema d'allarme. Un'altra anomalia invece riguarda dalle telecamere che non avrebbero ripreso nulla. C'è un modus operandi, no? Tipo suona l'allarme, bisogna andare, vedere, guardare bene col vigilante, se poi lo reinserisci fai un controllo che tutto sia a posto per evitare il peggio. Ovviamente poi quando si tratta di bande specializzate, diciamo che tutto questo lascia il tempo che trova. Sono in corso le indagini dei carabinieri mentre cresce l'allarme dell'intero comparto. Forse dal governo dovrebbero cercare di capire che le città speciali come Arezzo, dove viene trattata come una semplice città da 100.000 abitanti, ma non siamo una semplice città perché ci sono le aziende più importanti del mondo, è il primo distretto europeo e quindi ecco, questo dovrebbe essere messo sul piatto forse in maniera più intensa. In Val Tiberina invece un attentato furto che si è concluso con un arresto dopo un rocambolesco inseguimento. Sorpreso con le mani nel sacco, ha tentato la fuga tra i campi fangosi, ma dopo un lungo e difficoltoso inseguimento a piedi è stato arrestato dai carabinieri. È successo ad Anghiari, nella frazione di Tavernelle, dove il ladro, un 35enne di origini nigeriane, è stato notato da un passante mentre si introduceva in un'abitazione. Immediato così l'allarme alle forze dell'ordine è arrivato in pochi minuti sul posto. Alla loro vista l'uomo ha tentato di darsi alla fuga nei boschi circostanti, attraversando alcuni campi nonostante il terreno infangato e reso scivoloso dalla pioggia. I carabinieri non l'hanno mai perso di vista e si sono lanciati nel difficoltoso inseguimento. Il 35enne ha anche cercato di guadagnare la fuga in sella ad una bici trovata nei pressi di un casolare. I due militari alla fine l'hanno raggiunto. C'è stato uno scontro fisico nel quale un carabiniere si è ferito. Alla fine il 35enne è stato immobilizzato e ammanettato. Dovrà rispondere dei reati di furto, resistenza e violenza e lesioni a pubblico ufficiale. La CGIL e la CISL intervengono a seguito dell'incidente che si è verificato ieri in un tomaificio a Levanella, dove una donna è rimasta ustionata e trasportata in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa. Quanto accaduto, affermano FICTEM e FENCA, i due sindacati di categoria, conferma che al di là dei rituali di solidarietà ancora oggi dobbiamo apprendere di questi tragici incidenti. Il luogo di quest'ultimo è un calzaturificio, un settore apparentemente a minor rischio ma che comunque è stato il luogo dell'ennesimo tragico episodio nei luoghi di lavoro. Il nostro impegno continua ad essere quello di generare una profonda discussione affinché il tema della sicurezza sul lavoro sia al centro dell'agenda di tutte le parti chiamate in causa, concludono i due sindacati. E adesso torniamo a parlare dei giardini della Porcinai. Finalmente sono iniziati i lavori di riqualificazione. Al via i tanto attesi lavori di riqualificazione dei giardini Porcinai. Obiettivo del progetto però non è solamente la riqualificazione urbana e il restyling, ma anche la sicurezza e la vivibilità di un angolo della città a pochi passi dalla stazione di Arezzo, spesso teatro di episodi di degrado, spaccio e microcriminalità. Il progetto del comune, sviluppato assieme alla soprintendenza, prevede aderenza al disegno originale, ma propone anche elementi di modernizzazione, una nuova illuminazione, video
videosorveglianza implementata, adeguamento della rete fognaria e la fermata di Arezzo Grand Tour, un progetto che ha coinvolto anche Anna Porcinai Mazzi, la figlia dell'architetto paesaggista Pietro Porcinai. È stata già recintata la porzione di giardino che va da Piazza della Repubblica al chiosco dell'ex edicola dei Bastioni. Gli interventi riguarderanno la pavimentazione architettonica in massetto e una finta ghiaia drenante. Da ottobre poi si sposteranno nell'area che va dai Bastioni al parcheggio Eden. Il totale dell'investimento per la riqualificazione è di circa 1 milione di euro. I lavori andranno avanti sino all'inizio del 2025. In questa zona della città, dai primi giorni di maggio, in attesa dell'avvio del cantiere, era già stata attivata la vigilanza privata proprio per presidiare il territorio. Elezioni europee ed amministrative, ieri ve ne abbiamo parlato nel corso di una lunga diretta, tanti gli spunti anche locali nati da questa tornata appena conclusa. Vediamo il servizio. Anche se in partenza sai che la partita è difficile, forse 6 ore di diretta con 3 diversi media, dallo studio di un portale web e dunque in diretta internet e social Arezzo 24, in onda sul canale 81 del digitale terrestre di Arezzo TV e sulle frequenze FM e DAB di Radio Fly. Un lavoro corale che, grazie alla collaborazione di tanti giornalisti in studio e inviati nei vari angoli della provincia di Arezzo, ha consentito ai 3 media di raccontare in maniera capillare lo spoglio elettorale per le europee e le amministrative. In studio anche il presidente del Corecom, Marco Meacci. Innanzitutto volevo così ringraziarvi per le forme di collaborazione e anche in qualche modo così sottolineare tutto il lavoro che il sistema dell'informazione in Toscana ha fatto in tutto questo periodo. Alla fine della lunga maratona elettorale le notizie non sono mancate, i tanti candidati, eletti o meno, si sono messi a disposizione delle telecamere. Tra questi il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, che era candidato alle europee. Archiviata la pratica, non certo con un risultato esaltante, si pensa già alle elezioni regionali che sono praticamente dietro la porta. Beh, è indubbio che il prossimo appuntamento elettorale importante è quello del prossimo anno per il rinnovo del Consiglio regionale e della Presidenza, quindi io sono sindaco, lo sarò ancora per tutto il prossimo anno e scado insieme a Gianni. Siamo stati eletti nello stesso momento entrambi, nell'ottobre, lui settembre, io con 2 settimane in più di ballottaggio a ottobre del 2020, quindi nel 2025 entrambi scadiamo. Vediamo come si porranno le cose. Io do una disponibilità al centrodestra, credo di essere una risorsa per il centrodestra, quindi vedremo quello che accade e come sempre, se ci sarà da affrontare una nuova battaglia, Alessandro Ghinelli. Tra le novità più clamorose, i numeri con cui il comune di Cortona andrà al ballottaggio per scegliere il nuovo sindaco. Se la vedranno Luciano Meoni, ex sindaco non appoggiato dalle forze di centrodestra, e Andrea Vignini, candidato del centro-sinistra. Allora, innanzitutto bisogna conoscere il valore della parola polis. La politica è la partecipazione nella vita attiva della propria città e noi questo qui lo pratichiamo ogni giorno, ogni minuto, ogni ora. E dopodiché è chiaro che bisogna stare nel territorio, non ogni 5 anni scampando fuori, mettendo le magliette di un colore piuttosto che di un'altra, ma stando in mezzo alla gente ogni giorno, ogni minuto. Noi siamo, diciamo così, persone che stiamo ogni giorno nelle frazioni, ascoltiamo le persone, le associazioni, e questo credo che ci sia stato riconosciuto, perché un risultato incredibile, 2 liste civiche, una peraltro nata pochi giorni fa, diciamo, arrivano oltre il 40%, penso che non sia un dato di poco conto, insomma. A questo punto il ballottaggio è cosa certa, avrà bisogno però dell'appoggio di tutti. Andrà a chiedere aiuto a quegli stessi partiti che però non hanno voluto trovare un accordo con lei, Meoni? Allora, con i partiti sicuramente dovremmo dialogare, dialogare lo faremo. Non voglio mai più dialogare, non come persone, perché poi ci conosciamo, ci saluteremo sempre costantemente, ma politicamente non voglio più dialogare con Marco Casucci, con Nicola Carrini e con Teodoro Manfreda, perché sono stati la rovina di questa amministrazione, perché hanno fatto più opposizione loro che il Partito Democratico, e noi invece dimostriamo con i fatti di essere persone credibili. Non andiamo in quella direzione, neanche alla ricerca di eventuali sostegni al ballottaggio, naturalmente. No, il nostro appello è invece rivolto a tutti gli elettori, in questo senso sì,
sia di centrodestra che di centrosinistra, che vogliono un governo migliore per la città. Dopodiché speriamo anche di riportare ulteriormente a votare una parte di quella sinistra che è stata nascosta nel bosco e che magari potrebbe anche rendersi conto che si tratta di un'occasione storica da non perdere. Vogliamo a questo punto lanciare una novità, cioè dirò due nomi dell'eventuale giunta che mi dovrebbe sostenere in caso di vittoria. Si tratta di due giovani donne competenti ed esperte che costituiranno sicuramente non solo il presente di questa comunità politica ma anche il futuro. Quindi lanciamo il cuore oltre l'ostacolo e puntiamo su una presenza femminile forte e capace. Puoi già anticiparceli? No, perché me l'hanno chiesto tutti, ma guarda che se ci pensate bene è facile. Allora possiamo lanciare, vediamo se l'occhiata funziona, un ex consigliere comunale? Sì. Ok, quindi può darsi che sia Vanessa Vigliazzi. Chissà. Meoni ha raggiunto il 43,28% dei consensi, dando circa 10 punti di distacco al suo competitor, che si ferma al 35,58. La debacle è di Nicola Carini, candidato per il centrodestra, che non va oltre il 13,53%. La partita dunque è ancora tutta da giocare, si vota il 24 e 25 giugno prossimi. Carini non di sicuro. A trionfare a Fogliano il vice sindaco uscente Jacopo Franci. Sentiamo le sue prime parole. Del giorno 10 giugno 2024 proclama eletto alla carica di sindaco del comune di Fogliano della Chiana il signor Jacopo Franci. Jacopo Franci è il nuovo primo cittadino di Fogliano con il 61,5% dei voti, vince in tutte 8 le sezioni comunali. Battuta la sfidante Laura Paolini, ferma al 38,5%. Franci, vice sindaco uscente, era sostenuto dalla lista Scelgo Fogliano. Siamo felici e emozionati, avevamo visto che il clima poteva essere positivo, ma non ci aspettavamo così positivo. Oltre il 60%, vincere in tutte le 8 sezioni, che non succedeva da un po' di tempo, quindi il surplus di questo progetto è stata la squadra. Abbiamo messo su una squadra fantastica, sia dentro la lista sia della squadra tutta attorno al progetto, e quindi siamo veramente felici. Ci sono tanti cantieri da continuare, penso in primis al nostro teatro, che è da 20 anni che i foglianesi aspettano di aprirlo, e quindi dobbiamo già lavorare su quello, sulla nuova scuola, sul polo 06, e poi tante altre cose che questo programma ha messo in campo con Scelgo Fogliano, che ora diventeranno parte dell'amministrazione. Un ringraziamento veramente a tutti i foglianesi, perché credo che questo progetto abbia comunque tenuto insieme il tessuto civico cittadino, quindi ora dobbiamo lavorare insieme, non esiste più chi ha votato una parte, chi ha votato un'altra, ora siamo tutti foglianesi e dobbiamo lavorare per migliorare il nostro paese. Una donazione alla Croce Bianca di Arezzo. Il presidente dell'Associazione di Pubblica Assistenza Urbano Dini e i volontari hanno ringraziato l'Inner Will di Arezzo e il gruppo femminile con la presidente Anna Ottavi per la donazione di 40 magliette e la ditta Fratelli Mazzi per la donazione ai soccorritori volontari di altre 60 maglie. Alla Casa dell'Energia invece la presentazione del libro Salva una vita, un testo per salvare, difendere e proteggere gli animali. Salva una vita, il mondo dell'animalismo e i suoi segreti è un testo per salvare, difendere e proteggere gli animali. Un libro presentato alla Casa dell'Energia di Via Leone Leoni dall'autore Gabriele Merlo. Farà vedere appunto come l'animalismo viene vissuto oggi, come viene applicato e come la conoscenza anche della normativa stessa di settore possa aiutare tanto anche a proteggere appunto le vite dei nostri amici a quattro zampe, ma in qualche modo anche di tutti gli animali presenti nel nostro ecosistema. Un libro raccontato dall'interno. Merlo infatti è coordinatore nazionale Guardie Zoofile, direttore dei corsi formativi Leida, animalista con oltre 30 anni di esperienza in Italia e all'estero. Il libro Salva una vita è un libro un po' particolare, che ad oggi non è mai stato scritto, perché è un manuale che insegna alle persone, sia avvezze all'animalismo che non, quindi anche i cittadini semplici, a proteggere, salvare e difendere gli animali. È un libro scritto in maniera molto semplice, ma permette a tutti di salvare delle vite. E lo scopo poi dell'animalismo qual è? È quello appunto di salvare delle vite. E Salva una vita permette proprio di fare ciò, cioè permette di salvare delle vite, con degli esempi,
con le leggi che servono, che ci sono oggi e servono a tutelare gli animali, e con delle storie anche a lieto fine. I miei lettori dicono sempre che nelle prime pagine di Salvo una vita scendono delle lacrime di commozione da dispiacere. All'interno di Salvo una vita, nella parte centrale si impara a salvare gli animali e nella parte finale scendono le lacrime invece di gioia per le storie a lieto fine. Un percorso espositivo per ripercorrere il legame della famiglia Vasari con le antiche manifatture aretine, a partire dal mestiere di vasaio esercitato dal nonno della più celebre Giorgio di Lazzaro Taldi. Sarà inaugurata mercoledì 12 giugno alle 16:30 al Museo Archeologico Nazionale Mecenate di Arezzo i Vasari Vasai, la produzione ceramica aretina di età antica. Una mostra a cura di Maria Gatto nell'ambito di Arezzo, la città di Vasari. Il sistema di esposizioni, eventi e celebrazioni che fino a febbraio 2025 renderà omaggio al maestro aretino in occasione dei 450 anni dalla morte. E si avvicina invece la 145esima edizione della Giostra del Saracino e anche per questa edizione di giugno torna il Click Giostra Day. Anche per la 145esima edizione della Giostra del Saracino, in programma sabato 22 giugno alle 20:30, la vendita dei biglietti, come è avvenuto per le ultime edizioni, sarà gestita in collaborazione con la Fondazione Arezzo in Tour, in prima istanza attraverso il Click Giostra Day, che permetterà di prenotare online la possibilità di acquisto dei biglietti e ritirare i tagliandi presso la biglietteria del percorso espositivo I colori della giostra in Piazza della Libertà. Il form di registrazione e prenotazione sarà attivato giovedì 13 giugno dalle 15 alle 18 fino ad esaurimento. Ogni utente potrà richiedere un massimo di 4 biglietti. Non saranno ammesse deleghe per l'acquisto dei biglietti. Verrà generato un elenco di 130 utenti, di cui 100 riceveranno entro venerdì 14 giugno alle ore 12 l'indirizzo di posta elettronica fornito, un'email con indicata la fascia oraria di presentazione al botteghino. Altri 30 invece saranno considerati riserve. Le convocazioni saranno fissate poi per la giornata di sabato 15 giugno dalle 9 alle 19. Una volta conclusa la vendita su prelazione, dalle ore 9 di lunedì 17 giugno sarà attivata la vendita libera presso la biglietteria del percorso espositivo I colori della giostra, sia per la giostra del Saracino di sabato 22 che per la prova generale di giovedì 20 giugno. Anche in questo caso si potranno acquistare massimo 4 biglietti a testa per ciascun evento. Sempre da lunedì 17 giugno dalle ore 15 sarà aperta anche la vendita online, attraverso la quale sarà possibile acquistare i biglietti del settore in piedi sia per la giostra che per la prova generale. Al Cinema Edenan di Arezzo sono iniziati i lavori al murale che segna la conclusione ufficiale della campagna di crowdfunding Non ci resta che piangere, che ha permesso all'ultima sala cinematografica nel centro storico aretino di proseguire con la programmazione. Un percorso lungo e artisticamente vivace che ha impegnato gli studenti del liceo artistico di Arezzo nella realizzazione dei bozzetti che attualmente sono visibili nell'atrio del cinema. Il cantiere si svolgerà dal 3 al 22. giugno. E adesso la pagina dello sport. È stata presentata questa mattina la 12esima edizione del Memorial Bruno Beatrice. L'appuntamento è per sabato 15 e domenica 16 giugno. Segna e sogna, la partita organizzata grazie all'associazione Colle del Pionta, aprirà le danze sabato alle 14, dopodiché comincerà il torneo vero e proprio con partite in contemporanea allo stadio e al Campo Lebole. 16 le squadre iscritte che si sfideranno in un tempo unico di 25 minuti. E ancora a calcio, la Covisoc infatti ha accettato tutte le domande pervenute, compresa quella dell'Arezzo, tranne che quella dell'Ancona, che adesso dovrà lottare contro il tempo per chiedere la partecipazione alla Serie D. Strada spianata invece per il Milan B, la seconda squadra rossonera verrà allenata da Bonera e gestita sul mercato da Chiroschi e giocherà le partite casalinghe a Solbiate Arno, a pochi chilometri da Milanello. Andrà così ad aggiungersi a Juventus e Atalanta con le formazioni Under 23. E adesso il basket, una stagione da ricordare per il settore giovanile della SBA.
Una stagione da ricordare per il settore giovanile della scuola basket Arezzo. La società aretina archivia infatti un'annata di forti emozioni dove ha lasciato il segno in numerosi campionati dall'Under 13 all'Under 19 con ottimi risultati che trovano il loro cuore nella vittoria di due titoli regionali ed una Coppa Toscana, riuscendo a confermarsi tra i migliori movimenti cestistici del centro Italia. Ad arricchire ulteriormente la stagione sono state le convocazioni delle rappresentative regionali maschili e femminili di numerosi atleti che confermano la qualità della proposta sportiva della SBA nei primi passi nel mini basket a Nova Verta fino ai palcoscenici nazionali. Un cammino di altissimo livello è stato vissuto dall'Under 15 Rosini, allenata da Umberto Vezzosi, che con un record di 29 vittorie e 33 partite giocate è riuscita a vincere il campionato regionale Gold. Simile soddisfazione vissuta dall'Under 14 impegnata nel campionato Elite, che guidata dallo stesso Vezzosi è riuscita a regalare una prestigiosa doppietta alla scuola basket Arezzo e a laurearsi campionessa toscana dopo un cammino impeccabile. Terzo successo infine merito dell'Under 13 di Marco Evangelisti, che si è aggiudicata la Coppa Toscana al termine di un incontro particolarmente equilibrato con il Val di Sieve. Una stagione di particolari soddisfazioni infine vissuta anche dall'Under 19 Amen, che dopo aver conquistato il secondo posto nel campionato toscano Gold ha meritato il pass per la fase nazionale per l'accesso al campionato italiano, dove si è resa per 75 a 67 al centro mini basket tozzano. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.